Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti alla settima edizione della Summer School dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e curata anche, seguita dall'Istituto di Torino, Istoreto. Nostro ospite graditissimo e ringraziamo immediatamente il professor Luciano Floridi, professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford, dove dirige il Digital Ethics Labs e chairman al Data Ethics Group dell'Alan Turing Institute. Lo abbiamo invitato per avere alcune impressioni, riflessioni legate naturalmente ai temi della nostra summer, e abbiamo preparato per lui tre domande, come nella pre-summer consuetudine ormai, e come abbiamo già fatto con il professor Zagrebelsky. Allora, partirei immediatamente con la prima domanda. Nella sua riflessione, professore, è centrale il concetto di quella che lei definisce iperstoria. Si tratta di un nesso di grande interesse, effettivamente, per la rete legata all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. E proprio qui vorremmo partire per aprire il suo contributo a questa Summer School dedicata alla formazione dei docenti di storia. Nel suo recentissimo Il verde e il blu, idee ingenue per migliorare la politica, lei accenna al fatto che già in passato era difficile immaginare un mondo senza scrittura o senza stampa, ma che oggi è sicuramente impossibile concepirlo senza digitale. Le tecnologie dell'informazione sono quindi passate da essere motore di sviluppo a essere condizioni necessarie di supporto delle nostre vite, ciò che secondo lei comporta una transizione dalla storia appunto al concetto, all'iperstoria. Le chiederemmo di aiutarci a capire meglio questo passaggio e anche se è possibile, a suo parere, prevedere quali trasformazioni questa transizione potrebbe portare nella disciplina storica e anche eventualmente nel suo insegnamento o apprendimento. Grazie per l'invito, anzitutto. Sono veramente molto lieto di essere con voi, almeno in versione digitale. E grazie anche per la bellissima domanda. Non è una domanda facile, ma come tutte le domande difficili e belle, comporta molte conseguenze. Allora, vediamo prima questa parolina, questo neologismo, credo che sia un neologismo, iperstoria. Da dove viene? Allora, consapevole di poter fare qualche errore per chi ci ascolta, docenti di storia, spero che non me ne vorranno per le esemplificazioni che adotterò. Noi sappiamo che c'è un senso importante, non è l'unico, in cui la storia inizia con la scrittura. Sappiamo bene che le società preistoriche vengono definite come tali, non per ragioni, diciamo così, di critica culturale, ma per semplice fatto che non hanno modalità di registrazione del presente per un utilizzo futuro. E quindi quello che non viene trasmesso dalla memoria biologica, naturale, linguistica, umana, viene perso. A un certo punto, un po' di approssimazione, chi dice 6.000, chi dice qualche cosa di più, qualcosa di meno, anni fa noi come umanità abbiamo inventato la scrittura, l'abbiamo inventata in molti luoghi. Mentre quando andavo a scuola io l'avevamo inventata noi quasi in Europa, perché poi la Mesopotamia, in fin dei conti, conveniva farla diventare, diciamo, Occidente. Oggi sappiamo che è stata inventata in molti luoghi, quasi diciamo, per necessità e in tempi diversi. Ovviamente l'invenzione diciamo l'organizzazione del pensiero in versione scritta comporta il passaggio dalla preistoria alla storia. Noi abbiamo documenti che ci dicono come si viveva in quel periodo. Allora, perché questo è fondamentale? Perché il passo successivo non si capisce senza questo momento dalla preistoria alla storia. Noi per, di nuovo, generalizzo, Wikipedia mi potrà correggere, 5-6 mila anni, dipende da dove uno è vissuto o è vissuta. Ma insomma, per millenni abbiamo vissuto nella storia. Ora, il passaggio dalla preistoria alla storia ci determina fondamentalmente l'arrivo della connessione tra,
come una società si organizza e quindi anche il benessere sociale e dell'individuo con la presenza di tecnologie che registrano letteralmente le informazioni che possono essere utilizzate in futuro. Allora cominciamo a vedere nel passaggio dalla preistoria alla storia questo sorta di andare mano nella mano, no, della possibilità di certe società di evolversi con la presenza delle tecnologie che noi oggi chiamiamo ICT, cioè Information and Communication Technology, cioè tecnologie della registrazione. Ora questo poi continua ovviamente nel tempo, ma non c'è, diciamo così, non c'è legislazione senza la scrittura, perché deve esserci un contratto. Tutte quelle belle tavolette di terracotta che abbiamo, cuneiformi, eccetera, che abbiamo ancora, non ci raccontano vacanze, ci raccontano quante pecore mi devi, quanto è lungo il mio campicello, dove ho messo il grano, quanto mi costa questo e quest'altro. Insomma, sono di tipo economico, legale, magari c'è qualche ricetta, ma non per come si fa il pollo, ma come mi curo da qualche ferita. Insomma, cose che la società ha sempre ritenuto fondamentale, no, registrare. Non c'è impero romano senza quindi le ICT, non c'è diciamo l'impero britannico, tanto per fare un bel salto storico, senza le ICT e così via. Cioè, struttura sociale che via via si evolve, sempre più diventa complesso e articolato l'utilizzo delle ICT. Benissimo, anche quindi a un certo punto passiamo dalla semplice registrazione alla grande distribuzione. Questa, no, no, l'invenzione dell'alfabeto è per la registrazione. Ovviamente l'invenzione, o se vogliamo diciamo lo sviluppo del libro, Gutenberg, non è tanto una rivoluzione alfabetica, diciamo così, ma è una rivoluzione nella distribuzione di massa. Allora, seconda fase, ma siamo ancora nella storia. Quando è che, io suggerisco nel libro, passiamo all'iperstoria? Quando il rapporto di valore che c'è tra la società e il suo benessere, l'individuo e il suo benessere e le tecnologie dell'informazione va via via trasformandosi in una dipendenza. Cioè non è soltanto che ne ho bisogno ma posso anche farne a meno, ne ho talmente bisogno che non posso più farne a meno. Ecco quindi che la storia diventa, in questa accezione, diventa sempre più storica, di qui iperstoria. Allora, quello che era un rapporto di connessione, di corrispondenza tra società e tecnologia dell'informazione diventa un rapporto di dipendenza. Questo è avvenuto letteralmente con le tecnologie digitali. Ora, io ascolto a volte ancora persone, succedeva ancora negli anni 90, diciamo così, anche grandi intellettuali che ci parlavano della rivoluzione digitale come se fosse una enorme rivoluzione, come dire, un Gutenberg 2.0. Che sarebbe come dire che Gutenberg sarebbe un alfabeto 2.0, significa non aver capito. L'alfabeto è fondamentale per capire la registrazione, Gutenberg è fondamentale per capire la distribuzione, il digitale, se vogliamo il computer, è fondamentale per capire l'automazione della gestione delle informazioni. Allora, capire queste fasi, capire che c'è stato un avvitamento della storia su se stesso, significa anche, chiuderei qui, capire che quello che poi andava un po' di moda, di nuovo, tanti anni fa, ma non troppi, memoria storica di tutte noi e tutti noi, la fine della storia, lo si diceva da un punto di vista di filosofia politica, l'arrivo del liberalismo, la conclusione di un percorso, era un po' come se l'autobus della storia fosse arrivato alla fine del suo percorso e tutti gli altri autobus stessero arrivando. Sarebbe arrivato l'autobus cinese, poi quello indiano, poi quello del Sud America, ma insomma il capolinea era stato raggiunto, fine della corsa. Ecco, quella visione non soltanto era sbagliata politicamente, ma era sbagliata anche storicamente. Lo dicevo allora, oggi lo dico con l'evidenza dei fatti a mio favore. E non c'è fine della storia. Nel nostro caso c'è stato un avvitamento ulteriore, una iperstoricizzazione della nostra esistenza. Allora, se posso una battuta di conclusione qui, io in certo senso sono, come dice mia moglie quando si sveglia la mattina, lei è una neuroscienziata, per fortuna che non faccio la filosofa, voi fate delle cose complicatissime, parla appunto una neuroscienziata. Allora io, ecco, userei la stessa battuta con lo storico, per fortuna che non faccio lo storico perché è un lavoro complicatissimo, molto più facile fare il filosofo. Grazie professore, è un ottimo spunto per iniziare una summer school che parla di storia. Benissimo, la prendiamo come una sfida. Allora passiamo alla seconda domanda, grazie per questa riflessione.
Gravitiamo sempre attorno al mondo della scuola, inevitabilmente. Nel corso dell'anno scolastico, che sta per iniziare anche con grandi incognite, diventerà obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento trasversale, queste benedette 33 ore all'anno di educazione civica. Ed è strano, è davvero una coincidenza significativa, se vogliamo, che tutto ciò coincida con una pressione molto forte sui diritti umani e civili, ce l'ha ricordato anche Zagrebelsky nella sua intervista, a favore della salute pubblica per l'emergenza Covid. Si potrebbe forse dire, lo chiedo anche a lei, se paradossalmente questo potrebbe essere il momento più opportuno per ragionare con gli studenti di regole, o come succede in una delle coppie di parole chiave di cui la nostra summer si occuperà, di quel nesso tra libertà e responsabilità che nell'emergenza si modifica quasi fino a deformarsi. Passando più alla sua riflessione, lei dà grande peso alla necessità di progettare precise regole sociopolitiche di gestione dell'informazione, è un po' il nucleo della sua riflessione nel complesso. Ci potrebbe aiutare a mettere a fuoco questi argomenti nella logica di poterli eventualmente renderli coerenti con possibili ipotetici percorsi di un'educazione civica per i nostri tempi, tutta da costruire? Questo di aumentare o far presente nella scuola l'educazione civica è un segno di civiltà e di buone maniere. Quello un po' che aveva a cuore mia nonna, letteralmente. Cioè di essere una buona cittadina, un buon cittadino, di sapere leggermente come funziona lo Stato, come funziona la società che mi circonda, quali sono i miei diritti, i miei doveri. Ma saperlo, ecco, non soltanto in termini di, io vorrei una battuta se posso, non soltanto in termini di educazione, ma anche di esercizio civico. Un po' come se, ecco, queste ore di educazione civica le facessimo anche, se posso con l'analogia, le facessimo in palestra. Magari, ad esempio, abituando i ragazzi e le ragazze al dibattito, ad ascoltare prima di rispondere, a dare conto degli argomenti altrui, a rispettare un pensiero diverso, a sapere rispondere anche a delle obiezioni senza per questo diventare immediatamente personali. Anche questa è educazione civica, cioè vuol dire essere in grado di avere un dibattito e poi poter andare in pizzeria lo stesso, anche se magari siamo stati completamente in disaccordo. Anche questo è educazione civica, non è soltanto una lunga litania di diritti e doveri, non è soltanto imparare la Costituzione a memoria, non è soltanto sapere diciamo, di quante persone si compone questo o quell'altro elemento della nostra struttura sociale. E ecco, se ci fosse l'educazione civica come prassi, come buona abitudine alla interazione sociale e quindi cioè, urbana, ecco, secondo me sarebbe veramente una cosa splendida. A questo io aggiungerei anche, se posso, che l'educazione civica potrebbe essere il perno intorno al quale fare anche, ma le ore sono sempre poche ed è facile scaricare sulla scuola pesi enormi, tanto comunque poi ci pensano gli insegnanti, ma se si potesse organizzare intorno al perno dell'educazione civica una comprensione anche a grandi linee, anche semplice, anche soltanto diciamo, di poche pagine manuale, di quelle due o tre scienze sociali che oggi veramente dovrebbero essere diciamo, nella mente di qualunque persona. Parlo di veramente due rudimenti di economia, due battute, qualche cosa di sociologia, un minimo di comprensione di come funziona il sistema legislativo e quindi giurisprudenza. Ecco, capire qualcosa di questo, avere in mente che ad esempio una società ha come compito anche quello di fare attenzione all'inflazione, che diritti e doveri a volte si corrispondono, ma non sempre, che quando la Costituzione, ad esempio nel suo secondo articolo parla di solidarietà, lo fa in tre modi diversi. E quali sono questi tre modi? Ecco, articolare l'educazione civica intorno a quello che è anche l'economia, il mondo della legislazione, delle regole, del gioco e quindi anche della politica, e poi anche un po' di sociologia, capire che appunto il nostro paese, ad esempio, è un
uno straordinario, devo dire in Europa sta tra i forse i più esagerati diciamo, esperimenti di combinazione di varie culture, perché è difficile trovare un altro paese che dalla Sicilia al Trentino riesca ad accumulare, a mettere insieme civiltà così diverse, culture così diverse, lingue così diverse, invasioni, persone che sono venute e sono tornate, ecco, quindi sociologia, anche storia in quel senso. Mettere insieme tutto questo intorno all'educazione civica significherebbe rendere quelle ore forse tra le più preziose che i nostri ragazzi potrebbero insomma, assorbire, gestire, con le quali interagire durante la settimana e i mesi passati a scuola. Il rischio ovviamente, come chiunque è andato a scuola, è che diventi un altro modo per far poco, non ci sono i compiti, è quando un po' come l'ora di ginnastica mi posso rilassare. Sarebbe un peccato, perché quella dell'educazione civica è letteralmente quello che si diceva una volta, fare gli italiani, e ce n'è tanto bisogno. Grazie professore, anche si vede che insomma è sensibile alle problematiche anche dei docenti di ogni tipo, e che ha rimarcato insomma quanto possa essere facile scaricare sulla scuola responsabilità che poi non le toccano poi completamente. Quando ho provato ad immaginare delle domande per lei professore, ho pensato sempre a declinare su due parole chiave. La prima era la prima domanda, l'iperstoria, e la seconda mi piacerebbe arrivare al concetto di on life, sempre legandola però a questo momento dell'emergenza. E è un altro, questo sicuramente è un neologismo, mi corregga se sbaglio, è un termine da lei coniato appunto per descrivere l'interazione continua tra realtà materiale analogica e realtà virtuale interattiva. Sicuramente la pandemia Covid-19 ha obbligato, vorrei usare proprio questo verbo, tutti i docenti italiani a una didattica emergenziale svolta a distanza che mai era stata sperimentata. Le conseguenze sotto i nostri occhi riguardano sicuramente l'impatto sulla professionalità docente, che ne è stata in qualche modo sconvolta, e naturalmente la profonda e difficile modificazione della quotidianità della vita scolastica per milioni di studenti. Lei pensa che le conseguenze di questa fase, probabilmente ancora in corso, non sappiamo quando finirà, possano contribuire a modificare quella che si chiama new normal, la nuova normalità futura, verso un insegnamento, apprendimento che potremmo cominciare a definire un life, una combinazione quindi tra classe analogica, interazioni digitali, tra didattica online e offline? E quali scelte politiche, questa è una domanda effettivamente importante, potrebbero favorire una progettualità di questo tipo, capace di ottenere risultati virtuosi di questo tipo di contaminazione, che non siano esclusivamente, come molti docenti temono, la risposta estemporanea ai problemi dell'emergenza? Questa è una domanda difficile, forse anche più difficile delle altre, perché coinvolge poi il mondo della realtà da un punto di vista diretto, con errori che si possono fare nel dire o suggerire la cosa sbagliata. Partiamo dall'on life come idea e poi vediamo se riusciamo ad arrivare a qualcosa di più concreto in termini di policy, cioè di potenzialità di trasformazione anche della didattica, del mondo della scuola. Allora, l'on life nasce tanto tempo fa, devo dire, quando l'ho coniata quella parola non ha avuto questo successo, cioè era una parola come tante altre, serviva per dare un'etichetta a un progetto della Commissione Europea, che la Commissione Europea mi aveva chiesto di dirigere direttamente, sull'impatto delle tecnologie digitali sulla cittadinanza europea. C'era bisogno di un titolo, mi chiesero di trovarne uno e volevano qualcosa di sintetico, breve, che cogliesse, diciamo, questo mondo in trasformazione. E pensa che ti ripensa, alla fine venne fuori questo modo di combinare online e offline nella parolina on life, tutto attaccato, si scrive, ecco, per chi ci sta ascoltando. Allora, l'on life ha avuto molto successo perché poi lì sono andate le cose, letteralmente, diciamo, ho un po' avuto la fortuna di anticipare quello che sarebbero stati poi gli sviluppi degli anni successivi. Oggi viviamo molto più on life, già vivevamo molto più on life prima della pandemia. Ecco che allora la pandemia ha spinto enormemente in questa direzione, non soltanto in Italia, ovunque. L'Università di Oxford, ad esempio,
è ancora in semi-lockdown e stiamo pensando di probabilmente trasferire molte delle lezioni online. Quindi un po' ovunque nel mondo ci siamo polarizzati. Recentemente quindi un giornalista mi diceva: allora professore, finalmente viviamo on life. No, questo non è on life, questo è vivere online. L'on life è mescolare i due. L'idea resta, e mi auguro che sia appunto realizzabile, di prendere il meglio dall'online e dall'offline, dal digitale e dall'analogico. Allora, dicevo appunto al giornalista, un po' raccontando così, scherzando, dice: guardate, è un po' come quando, mentre cucini in cucina, intanto ascolti musica digitale scaricata automaticamente da YouTube, eccetera, eccetera. Quel momento on life in cui, se qualcuno ti chiede: ma là sei online o sei offline? Non ha senso, perché sei tutte e due. Ecco, questo è il genere di mondo dove dovremmo cercare di approdare. Non lo è stato oggi per ragioni di emergenza, come lei ricordava. L'emergenza ci ha portato a staccarci completamente dalla biosfera e a ritirarci nell'infosfera, quella del tutto digitale. La distanza è stata fisica più che sociale. Ma dalla distanza fisica ovviamente è l'analogico che ha pagato il prezzo più caro, non il digitale che invece anzi è aumentato, ha fatto presa molto di più in profondità, ha messo radici forti. Ecco, in questo passaggio la scuola ha sofferto enormemente uno strappo che sarebbe dovuto avvenire in termini di evoluzione, anche con i tempi, la sperimentazione, gli errori fatti, le lezioni apprese, il miglioramento. Non passare da un giorno all'altro, prima facevamo così e all'improvviso lasciamo tutto e da domani mi devo inventare uno Zoom, un Google, un'app, un qualche cosa, magari lo facciamo su Skype e così via. Ecco, l'emergenza ovviamente non è il modo migliore per fare sperimentazione, però forza la mano e questa è un'opportunità. Allora, sarebbe un peccato se noi, oltre alla sofferenza della pandemia e di tutti i sacrifici fatti, aggiungessimo quello anche il danno di non cogliere questa opportunità per migliorare. Almeno questo dovremmo farlo. E lo dico anch'io da professore, da docente, ad altre colleghe e colleghi. Cioè, non cercare di tornare dove stavamo prima, perché dove stavamo prima non eravamo contenti, non eravamo contenti. Non è che la scuola andasse bene come stava e l'abbiamo distrutta, adesso la vogliamo uguale. L'analogia è un po' come una casa distrutta dal terremoto che non ci piaceva. Ricostruirla come era prima sarebbe un po' sciocco. Dici: ma allora che bella opportunità. Beh, no, io avrei preferito avere la vecchia casa brutta piuttosto che il terremoto. Ora però che il terremoto c'è stato, l'opportunità di ricostruirla meglio, su fondamenta più solide e magari un po' più bella, questi ci stanno. E questo è l'on life. Secondo me la scuola oggi deve abbracciare, non soltanto per necessità, ma con gusto, diciamo così, con spirito di innovazione, di voglia, di riformarsi, di rinverdirsi, il digitale. Allora, tante polemiche ho sentito anche in Italia, intellettuali che hanno sbraitato sulla didattica non è la didattica online, ma chi ha mai detto che lo fosse? Ma non c'è nessun sciocco nel mondo che abbia mai sostenuto che la didattica si fa soltanto online. Insomma, sono dei Don Chisciotte molto facili perché si creano prima i loro mulini, li abbattono e si sentono molto, diciamo, eroici. Ecco, non creiamo mulini inutili che nessuno ha mai messo da nessuna parte e affrontiamo i problemi seri. Il problema serio, ad esempio, tanto per stare nel concreto, era l'altro ieri, telefonino in classe oppure no? Tanto per restare brutalmente sulla realtà di ogni giorno. Ma veramente pensiamo di poter lasciare i ragazzi senza internet per ore e ore e ore? Ma la prima cosa che faranno saranno tutti al bagno, cioè non soltanto a fumarsi la sigaretta, ma anche a controllare WhatsApp. Allora non facciamo gli sciocchi, non chiudiamoci di fronte all'innovazione, gestiamola con intelligenza. Allora oggi si possono fare cose straordinarie grazie al digitale, lo sappiamo da sempre, la didattica online, la didattica digitale non è nata ieri. Io ricordo da ragazzo, quando mi interessavo già di queste cose, sono decenni che abbiamo strumentazione, lezioni apprese, manualistica, il come si fa, il cosa evitare. Ecco, quindi traiamo vantaggio da tutto questo sapere che è stato accumulato da altre colleghe e colleghi come noi, facciamo meglio di loro perché sulle spalle dei giganti si sta sempre più comodi e cerchiamo di abbracciare un digitale che parli anche con le generazioni, dei ragazzi oggi, a scuola. L'idea che si possa ritornare o a un analogico offline secco, oppure che l'alternativa soltanto sia digitale, online, non ci vediamo mai, perché tanto comunque devo distribuire lo stesso video a 100 ragazze e ragazzi
e buonasera. Ecco, queste sono delle atrocità di cui nessuno vuol vedere la realizzazione. Mi dispiace quando gli uni e gli altri si gettano contro questi spauracchi che non sono veramente realistici. È difficile però mettere insieme le cose. Long Life non nasce lasciando le cose correre, vedrai che poi succede. Non succede, si disegna. E questa è l'ultima battuta che forse vorrei aggiungere qui. Parlavamo appunto di progettazione, di disegno, cioè di capacità dell'intelligenza umana di mettere insieme le risorse con i vincoli e costruire qualcosa che risolve il problema in questione in vista di un fine. Questo è un po' il design. Ecco, se il design è questo, allora nella scuola, io, una piccola raccomandazione, ma è banale letteralmente, è identifichiamo prima i problemi e poi cerchiamo le soluzioni. Il digitale ci è sempre stato venduto, spesso, sempre forse è forte, ma spesso come una soluzione in cerca di problema. Ma io me lo ricordo quando stavo all'università, quando andavo a scuola, tutta l'università, c'erano stanze piene di computer che stavano lì ad arrugginire perché erano stati acquistati. Bisognava acquistarli, c'erano i finanziamenti per acquistarli, poi i finanziamenti non ci li danno più, ora o mai più, non possiamo far vedere che non abbiamo speso i finanziamenti per il digitale. Comprare tonnellate di materiale, metterlo lì, farlo arrugginire, non cambiava nulla. Ecco, perché? Perché quella non era una esigenza sentita, era un'opportunità che non si poteva sprecare. Allora, spero di non essere paradossale, se questo è il mondo in cui vogliamo muoverci, sprechiamole queste opportunità, perché quello che non dovremmo sprecare sono i problemi. Quelli vanno identificati bene, con chiarezza, e sono locali, non sono universali. Il problema che ho a scuola, nella scuola mia, non è il problema che hai nella scuola tua. Il problema che ho con i miei ragazzi di questa provincia non sarà quello che hai tu con i tuoi ragazzi. Ci sono specificità locali, come anche cose ovviamente generali. Ecco, allora andare a vedere dov'è la domanda per poi fare un'offerta all'altezza della domanda, ma questo mi sembra veramente l'ABC. Io ricordo, questa mi sembra saggezza da nonna papera. Mi pare ci sia bisogno di nonna papera ogni tanto, però perché altrimenti succede esattamente il contrario. C'è una soluzione e si va cercando qual è il problema che questa soluzione possa finalmente affrontare. Non è così, le risorse che ci saranno per la scuola mi pare che purtroppo non saranno molte, e questo è uno scandalo. Detto questo, quelle poche risorse disponibili mandiamo nella direzione dei problemi giusti, non sprechiamole semplicemente perché sono disponibili e bisogna fare questo o quell'altro altrimenti. Un'ultima battuta se posso, proprio sulle risorse per la scuola, digitale incluso, ecco qui bisogna ricordare che il sacrificio fatto da migliaia di persone, docenti, non docenti, famiglie, gli studenti, le studentesse, ecco, questo, tutto questo sacrificio è stato fatto anche in condizioni di quello che si chiama poi in inglese digital divide, cioè di divisione digitale tra chi può e ha e chi non può e non ha. Ora questo, lo Stato, letteralmente con la S maiuscola, la società con la S maiuscola, deve occuparsene in prima persona. Non può essere la scuola che mi risolve anche il digital divide. Senti, possibile, ma fa anche il caffè questa scuola. Io non ne posso più, devo dire la verità, un momento di confessione, quando vado nei dibattiti e a un certo punto c'è sempre qualcuno che prima o poi, dalle fake news all'intelligenza artificiale, dal mondo del lavoro e della disoccupazione al digital divide, tanto comunque si scarica sulla scuola, come se la scuola fosse veramente, cioè, la panacea per qualsiasi cosa. Non può essere così. In questo caso, ed è la seconda osservazione, il digital divide è una cosa che tu devi risolvere per la scuola, con la scuola, ma non dalla scuola. Questo dovrebbe essere chiaro. La scuola non fa cablatura della città, non fa corsi di formazione per i genitori che poi devono insegnare ai bambini e alle bambine come usare il tablet e così via. Non possiamo chiedere anche questo. Va risolto con la scuola però, perché la scuola è partecipe, fa parte, diciamo, dei cosiddetti stakeholders e quindi non di nuovo catapultato o proiettato, paracadutato dall'alto, ma sentendo quali sono le esigenze reali. Ma non aspettarsi che siccome ti sono stato a sentire, allora me lo risolvi anche il problema. Ecco, questo è fondamentale. Siccome il digital divide va affrontato in questo modo, l'altra questione è come si fa ad affrontarlo? Ci vogliono i finanziamenti. Non è pensabile che un paese come l'Italia continui a disinvestire nella formazione e nell'educazione. Questo è uno scandalo che, devo dire la verità, di nuovo, nonna papera interviene ulteriormente, ma è veramente questo il mondo in cui vogliamo vivere. Ma possiamo veramente pensare che si rilanci o si riesca a sopravvivere come nazione, diciamo, tra le prime al mondo
senza investire massicciamente come priorità assoluta nella formazione di chi oggi sta emergendo dai primi anni di scuola. Allora la battuta qua è digitalizzare l'Italia e formare gli italiani. Questo è quello che dovremmo fare, questo è quello che il governo dovrebbe avere come letteralmente bussola per qualsiasi altra cosa. Il resto, fare i ponti di qua e di là, non mi sembra una priorità, sinceramente. Non di fronte a quello che sono appunto le esigenze di ragazze e ragazzi che saranno le cittadine e i cittadini domani. Professore, grazie per la chiarezza con cui ci ha detto queste cose che in fondo tutti i docenti in servizio sanno molto bene. Benissimo, le sappiamo a memoria. Ma tutti gli altri forse fingono, non lo so, non giudichiamo. Per usare le sue parole e concludere questo bellissimo momento del quale la ringraziamo ancora, certamente non abbiamo sprecato l'opportunità di ascoltarla su questi temi e faremo sicuramente tesoro nel corso di questa lunga summer school di quello che lei ci ha saputo dire e dare. Grazie ancora, professore. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie.